sto cercando insieme a Riccardo Messa di salvare la vita di una Saab 900 sedan che non dovete demolire. Portatela qui in studio, Riccardo, prima di fare qualsiasi azione. Andrea, ciao, bentornato, ben ritrovato. Ciao. Ciao, auguri. Auguri. Sei partito il 12 novembre, sei tornato adesso, per cui complimenti. Si fa quello che si può. No. Sei già incazzato prima di partire, cosa c'hai? No, immaginavo, insomma... Hai portato la macchina più bella del tuo parco auto. Non è che l'ha comprata apposta per portarla qui. Lui ormai le macchine lui le compra apposta. Gli acquisti su commissione. Fantastica. BX, Citroen BX, sì. Di che anno, Andrea? Allora, è una Citroen BX, è la versione restyling del 1992. E la cosa particolare è l'allestimento, che si chiama Uran, che è stato fatto in serie limitata per il mercato francese, con l'aria condizionata. È un 1.7 turbo diesel, 90 cavalli. La particolarità è nelle prestazioni, perché pesando solamente 1.025 kg, con i suoi 90 cavalli, supera i 180 km all'ora e accelera da 0 a 100 in 10 secondi 8. Tu sei un appassionato di diesel, comunque a te i diesel, soprattutto francesi, ti piacciono da pazzi. Allora, io sono un appassionato di rottami. No, di diesel. Ho avuto anche l'F250 7.3 biturbo diesel, quindi cioè non c'è fine al peggio. No, sei proprio appassionato del diesel, no, ti piace il diesel? No, allora io sono un appassionato di diesel anni 80 e 90. Aspiratoni anche. Sia aspirati che turbo diesel, comunque a bassa pressione, a differenza dei diesel moderni che non li considero interessanti come invece i benzina, magari con l'impianto a gas o con l'impianto a metano. Ma adesso si può mettere l'impianto a gas anche sui diesel, hai visto? Sì, che... si può mettere allora, il anche a metano. GPL. Allora si può mettere il metano sul diesel e in teoria anche il GPL, ma secondo me è meglio il metano. Anche Però con tanta compressione il gas va bene, perché di fatto, non avendo il problema della detonazione, dovrebbe avere un rendimento. Sì, possiamo anche mettere la legna nel baule e dare fuoco a tutto. Ma stiamo su questo, dai, non andate. Vale, pensa quanti diesel come questo dobbiamo riciclare. Cosa non facciamo? Ci incasiniamo, siamo tutti, su questa. Ributtiamo. Questa qui non aveva il volante quello con una razza sonora, ricordo male. Allora, nella questa è la versione sportiva. Simile alla quella benzina con 160 cavalli che ho avuto, e quindi al volante normale invece che il volante era Vulcan era allestimento. Io ho avuto la Supapes, che sarebbe la 16 valvole col motore Peugeot 1009 da 160 cavalli. Questa riprende, diciamo, sia stilisticamente che come caratteristiche quella più sportiva, quindi col volante normale a tre razze. Sportiva però è altissima, no? Adesso l'ho messo in configurazione alta. Ma perché la puoi alzare. Ma guarda l'adesivo, l'autoironia, no? Del nostro amico, guarda cosa ha scritto dietro. Cioè, perché tu sei simpaticissimo, cioè, la gente da casa pensa che io ti prenda in giro. No, mi fai impazzire, perché non ho mai visto una carrellata di cessi uno dietro l'altro. Dai, sono... Devo dire, c'è salita che tua sorella, cosa vuol dire? Spiegacela. Io non l'ho capita. Allora, è fortissimo, cioè, ma non perché voglio... le compri? Allora, non... Perché la compri? Perché l'hai comprata? Allora, toglimi sta curiosità. Non voglio scendere sul, però con le mie Skyline, sul tuo territorio, con le mie Skyline, che tu così dici che sono dei cessi. Ma no, la Skyline fermati, la Skyline è una macchina che ha un'identità pazzesca, ha una meccanica che hai descritto bene e che potremmo parlarne per ore, per cui non sono così poco tecnico per non apprezzarla tecnicamente, poi da lì dire che la compro un'altra cosa. Questa macchina ha un design italiano Bertone, è stata progettata da Marcello Gandini, che ha fatto la Lamborghini Countach e la Miura. Bravo. Ha disegnato Miura e Countach e poi ha disegnato anche un'altra automobile Alfa Romeo che si chiama Montreal. Comunque la tua consapevolezza è confermata dall'adesivo sul dietro. Dai. Questa macchina ha delle prestazioni eccezionali, è comodissima, ma più comoda di qualsiasi macchina moderna, sia utilitaria che di livello non medio, con le sospensioni. Tua sorella, cioè bellissima. Allora, ha il sistema idraulico che gestisce sterzo, freni e sospensioni.
tu adesso la vedi in configurazione alta, può diventare una low road abbassandosi completamente. In che modo? Cioè, da dentro l'abitacolo? Sì, sì, ha un circuito con liquido LHM ad alta pressione, e quindi io posso gestire l'altezza. Direttamente alla guida mentre sei dentro, in qualsiasi momento? No, bisogna fermarsi. Ah, ecco. Però considera che una CX, che sarebbe il modello leggermente più grosso di questo qui, ha salvato il presidente francese, perché durante un attentato gli avevano sparato, avevano bucato due gomme. Non era questo... la DS? No. Era la DS, no, era una CX. Al museo di Torino, io ho visto la storia, era una DS, secondo me una DS, però magari mi sbaglio. Magari comunque una prerogativa di questo tipo di sospensioni. Diciamo. Sì, sì. Però comunque il discorso delle sospensioni... Allora, ha un sistema che ripartisce a seconda del... Cioè, se tu, per esempio, hai una gomma sgonfia, non te ne accorgi neanche, la macchina è ugualmente sicura, è ugualmente tenuta di strada. Quindi... Io la trovo bellissima, secondo me, come design. È una macchina economica, non è una macchina da, come la Viper, da 150.000 euro. E all'epoca era estremamente innovativa, perché ha un CX 0,34, è una macchina che può viaggiare a velocità codice in totale surplus, con dei consumi bassissimi perché è molto aerodinamica ed è molto leggera. Per alleggerirla molte parti sono in vetro resina, come il cofano, come molte altre parti. E grazie ai cerchi verniciati di nero somiglia del tutto al Countach, no? Direi che praticamente è la gemella, secondo me tu la guardi e togli i marchi e i cerchi sono originali. Io sono d'accordo con te, nella sua stranezza è affascinante. Ma secondo me non si può non comprare una macchina così. Io infatti c'è la gente che sono già fuori dal concessionario Citroen. Domani fanno la coda io per andare a comprarla. L'ho trovata e non potevo non comprarla in queste condizioni. Ma che condizioni. Valore ha? Le condizioni sono ottime sicuramente. No, è pari al nuovo questa macchina. Unico proprietario, pochissimi chilometri. Quando gli hai dato... numero 2 di telaio. 2 milioni. Vabbè, morale? Quanto vale? Morale tiro su perché Mauro te la vuole comprare. Sì, 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 alza il prezzo perché Mauro guarda, te la compra subito. Non la vendo, cioè, allora pensate, fai attenzione, anche mi fai Mauro, sostenuto. Sei fregato fantastico, mi fai sostenuto. Tra l'altro è l'interno più bello delle vetture che hai portato finora, è questo qua, cioè nettamente più bello di tutti, sei d'accordo? Franco. Fabio, meravigliosa, sportiva come poche. Sì, sì. Niente, lui ormai è incazzato col mondo, ci odia. Prego Franco. Allora, c'è un piccolo particolare. Quest'auto sostituiva la GS, la Citroen GS, che prima abbiamo visto nel filmato viaggiando ancora sulle auto d'epoca, sui filmati d'epoca. E pensa che ebbe un travagliato studio, perché ci misero 4-5 anni e i tecnici Citroen non convinsero la dirigenza su diversi progetti che avevano presentato. Poi affidarono la commessa a Bertone. Bertone aveva come collaboratore Gandini, che la disegnò quest'auto anche come studio per l'aerodinamicità, per i consumi. Quindi non aveva soltanto uno stilema particolare, molto spigoloso, eccetera, ma era uno degli studi primari per contenere i consumi di quegli anni. Non me lo dici? Mi odi? Aspetta, allora... Dai, non mi odiare. Allora, l'ho pagata, mi sembra, 3.000 euro, una cosa del genere in Francia. Neanche pochissimo. Beh, è una macchina... è bella, dai, vale. È anche una versione speciale, francese, che in Italia non è... All'aria condizionata. Aria condizionata. Allora, macchina degli anni 80. Auto degli anni 80, sì, con aria condizionata. Calcola che l'omologa auto italiane erano praticamente le Alfa 75 o le 155, che erano però auto... Anche diverse prima, come le prime sono dell'82. Esatto, questa tra l'altro, questo pianale qua è stato montato anche su Peugeot, tu che sì, ami Peugeot, 405. Bravo, sì. Sei preparatissimo. Quindi, beccato una foto della GS che comunque aveva questa linea molto la GS filante, sostituiva molto. Questa auto qua sostituiva la GS, che è stato anche un grande cult per Citroen, è stata una bella macchina. Però la GS tu la vedi e ti dà l'idea dell'ammiraglia, questa qui la guardi, insomma, è un poi venne sostituita dalla Xantia,
sì. Che è un'altra macchina un po' particolare. Un capolavoro. Vado a cercarla. Che lui ce l'ha, ce l'ha. Ce come l'ha. Ce l'ha? Detto che la porta. Hai l'Xanti anche? In questo momento no. Però no, 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 per cercarla domani. Le ho avute tutte. L'XM, la CX, la BX. L'Xanti è però... Di Citroen quante ne hai? Fai felice Mauro, portaci anche questa. Fallo felice. La DS. Quando lui arriva con le sue macchine, mi fa impazzire a prescindere. L'XM va bene. Poi il fatto che non compri le macchine che piacciono a lui è un altro discorso. A parte le condizioni dei mezzi, perché anche trovare un'auto così, che è un'auto utilitaria, ma tenuta così diesel, bene, diesel di quasi 30 anni. Non è facile, marmita perfetta, cioè un'auto 150. Che visivamente fa il suo... Guarda, per me merita perché. Almeno un 5.000 euro questa macchina. Va bene, sì, non dico proprio così. Non è tanto un problema di valore, credo che l'amico l'abbia acquistata perché è stata una vettura importante all'epoca. Quando è uscita nell'82 faceva un'altra figura rispetto a oggi. Io me la ricordo bene, il BX 1600 allora era uscito prima a benzina, no? I diesel sono arrivati un pochino dopo, soprattutto quello turbo diesel. Però nell'82 il BX faceva una discreta figura. Gandini del resto non ha fatto un buon lavoro a mio avviso, cioè all'epoca le linee tese andavano di moda, è riuscito con questa linee è molto tesa, molto tesa. Questa è proprio però 0,34 con le linee tese era più difficile. Ora la vecchia Alfa Romeo Giulia aveva lo stesso CX di questa, quindi però riuscire a raggiungere lo 0,34 con queste linee probabilmente... La ZX era come? Era in quel periodo? La c'era... ZX è successiva alla BX. Ah, pensavo fossero... No, è successiva. Poi ci sono alcune particolarità tipiche di Citroën. Uno è le sospensioni idropneumatiche, invece i motori no, perché i motori sono Peugeot. Sono sì. Perché allora okay. Era già, però voglio dire, c'era già stata la fusione Citroën-Peugeot. Oggi... Estremo tentativo di convincerci, vai Andrea, hai 10 oggi... secondi. È ancora utilizzabile quotidianamente e ha un livello di prestazioni, consumi, comfort che nel affidabilità che nel panorama attuale delle utilitarie non c'è. Okay. Quindi non è solo interessante dal punto di vista storico, ma anche interessante da usare tutti i giorni. Anche il portellone, il carico, il portellone sia in vetroresina. Sì, anche il portellone in vetroresina è una, è una capacità di carico di 450 litri. Un carico importantissimo. Cioè, vuoi mettere la gioia quando alzi la Clera al mattino e ti vedi questo popò di vettura che dici la Kunta, cioè invece no, però la Miura. Piace Andrea che tu trovi interessante e ti appassioni di macchine che io, guarda, già non mi piacevo quando ero giunta nell'80. Lui dice che faceva scena, mi ricordo benissimo. Io lavoravo per l'Alfa Romeo, c'era la Giulietta. Capisci che faccio un po' fatica a dire che bella questa qua. Arrivo la prima serie. Capito, Mauro? Il tuo salario di dentro è stata comodissima. Va bene, dai, ragazzi. Grazie, Andrea. Ci hai convinto. Dai, domani tutti in coda presso i concessionari Citroen a cercare la BX. Questa qui, sto capo. Il problema è che la Citroen ha smesso di fare macchine idropneumatiche. Lascia stare queste qui proprio. Ha totalmente abbandonato la caratteristica migliore, che era quella del sistema idropneumatico, e denaturando secondo me il marchio, tant'è che Citroën è proprietà di Peugeot, ormai un po' come Lancia è destinato, diciamo, a essere messo da parte da Fiat. Citroën purtroppo nel lungo periodo penso che finirà come Lancia. Sono contenti che stanno scontando i concessionari. La realtà è che, diciamo, macchine come queste, con queste caratteristiche, Citroën non le fa più, e non le fa più nessuno, perché è stato il primo a fare le sospensioni pneumatiche. Quando adesso tutte le ammiraglie, dalla Mercedes anche alle americane, hanno questo sistema. Loro, va bene, erano già negli anni 60 con la DS. Verifica la cosa della CX / DS. Sì. Non è DS, però ci facciamo una scommessina e ci scommettiamo il solito caffè. Tra poco. Ci fermiamo un attimo, abbiamo poi la 128 con Rossano. State lì, torniamo subito.